È morto l'ex assessore Giuseppe Cimino dopo un incidente stradale in via Paladini. Due arresti a Caltanissetta, sequestrati 100 grammi di cocaina. Musica, il debutto di Cetti con Ropes in Demoni, pubblicato il video su YouTube, oltre un migliaio di visualizzazioni in poche ore. I soldi spicci lanciano il nuovo film Un mondo sotto social, anteprima in 200 sale cinematografiche, anche nel capoluogo nisseno e a Gela. Sport, calcio, San Cataldese, storica impresa contro il Catania in Coppa Italia di Serie D, 7-6 ai calci di rigore. Il portiere nisseno Dolenti segna un gol e para un tiro dal dischetto. Siracusa-Nissa, scintille nel finale dell'amichevole di sabato al De Simone. Ha destato stupore e commozione la notizia della morte dell'ex assessore della Giunta Messana ed ex presidente dell'ATO Rifiuti Giuseppe Cimino, morto in ospedale nella tarda mattinata di domenica, due ore dopo essere stato investito da un'auto mentre girava a piedi in via Paladini. Cimino, che aveva 73 anni, è stato investito dalla Smart guidata da un commerciante nisseno, NV le sue iniziali, ed è piombato rovinosamente sull'asfalto, riportando la frattura del bacino e ferite alla testa che hanno causato una violenza emorragia cerebrale. Sul posto sono arrivati prontamente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale. Le condizioni di Cimino sono apparse subito gravissime e vani sono stati i tentativi dei medici in ospedale di salvargli la vita. Per eseguire tutti gli accertamenti del caso, la procura nissena ha aperto un'indagine per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati come atto dovuto il conducente della Smart. Adesso inquirenti e investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Tanti messaggi di cordoglio anche sui social per ricordare l'impegno appassionato in politica e nel campo istituzionale di Giuseppe Cimino, che da presidente ATO aveva passato anche momenti poco piacevoli a causa di un processo per peculato per alcune spese ritenute irregolari con la carta di credito dell'ente, costate una condanna a 3 anni, e il processo per le false comunicazioni sociali in merito ai bilanci della stessa ATO Rifiuto, conclusosi con l'assoluzione definitiva. Ai nostri microfoni l'ex sindaco di Caltanissetta Salvatore Messana, che ha tracciato un ricordo di Giuseppe Cimino. Io sono molto addolorato per la perdita tragica di Giuseppe Cimino, con cui ho avuto la possibilità di collaborare. Era assessore della mia giunta, prima era stato consigliere comunale, e il ricordo che io ho è il ricordo di una persona appassionata di politica, colta, a volte sembrava quasi fuori contesto, e per quella che è la mia esperienza personale in tutti gli anni nei quali è stato assessore è sempre stato onesto e dirigente, e nel confronto a volte aspro, ecco, anche con gli alleati politici, e vi rendeva sempre un confronto dialettico fondato sugli argomenti, dove cercava di far valere quelle che erano le sue competenze e politiche e amministrative. Quindi io vorrei, ecco, che venga ricordato per la passione che aveva, per l'impegno civile, per la politica, e umanamente, se proprio posso ricordare degli episodi materiali durante la mia esperienza, non ha mai fatto una missione fuori regione, non è mai andato, così come capitava per tanti assessori o consiglieri comunali, di doversi recare a Roma per ragioni amministrative, e tutte le volte che andava fuori Caltanissetta e andava ovviamente con la macchina di servizio, era sempre lui a pagare il pranzo agli autisti, così come quando si facevano i consiglieri comunali era solito spesso, proprio per avere anche delle relazioni umane, invitare a cena i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, e sovente era lui a pagare il conto. Quindi era una persona generosa, buona, onesta, colta, e la sua tragica fine, peraltro il suo ultimo periodo vissuto in solitudine, veramente ci rattrista ancora di più.
Destini diversi per i due presunti pusher nisseni, dei quali non sono state fornite le generalità, arrestati nei giorni scorsi dalla squadra mobile. Subito dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare in carcere per uno dei due e rimesso il secondo in libertà. I due erano stati fermati mentre giravano in auto per la città insieme a due donne e a un bambino di 3 anni. Quando i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile hanno imposto loro l'alt, dalla vettura è stato lanciato un sacchetto. Gli investigatori si sono accorti della manovra e dopo aver fermato l'auto sospetta hanno recuperato il sacchetto, accertando che all'interno vi erano circa 100 grammi di cocaina. I poliziotti avevano deciso di eseguire un controllo dopo aver riconosciuto la persona alla guida, che ha alcuni precedenti per spaccio, oltre a non avere mai conseguito la patente. Trasporto di cocaina, l'accusa contestata agli indagati, con le donne che sono state denunciate a piede libero. Secondo quanto emerso dagli accertamenti sullo stupefacente, la cocaina, una volta tagliata e suddivisa in dosi, poteva fruttare un guadagno di 10.000 euro. Lo stupefacente verrà distrutto come disposto dalla magistratura. Adesso si attende che la procura chiuda l'indagine. Lei è Cetti Presti Filippo, 20 anni, nissena verace che di professione fa l'addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento della città di Caltanissetta, al debutto nel mondo della musica con Demoni, il nuovo video realizzato con Angelo Iacona in arte Ropes, che già vanta diverse esperienze. C'ho i demoni in testa, c'ho i demoni in testa e non riesco a pensare. Pubblicato sabato pomeriggio su YouTube, in poche ore il video, diretto da Alan Marotta, ha superato le 1.000 visualizzazioni da parte degli utenti della piattaforma. Una produzione interamente nissena, a cura di Noa, con riprese a Caltanissetta. Dalle ville a via Consultore Benintendi, dalle campagne a una vecchia miniera del nostro territorio. Un video musicale curato nei dettagli, con una particolare attenzione sulla fotografia, che sta riscuotendo non solo mi piace, ma un massiccio numero di commenti lusinghieri, anche da altri giovani nisseni. E per Cetti e Ropes potrebbe essere solo l'inizio di nuovi, prestigiosi traguardi. Chi siamo noi per giudicare? Le cose dovevano andare così, ok? E lasciami con le mie paranoie, con i miei 1.000 difetti. Ma lasciami. Noi siamo una web agency di talent influencer, te capì? Cerchiamo una web testimonial per lanciare il nostro nuovo profumo. Questa? No! Anna! Tu sei nata per fare l'influencer! Il duo comico I Soldi Spicci lancia il nuovo film Un Mondo Sotto Social. Da oggi a mercoledì 24 l'anteprima in oltre 200 sale cinematografiche, anche nel capoluogo nisseno e a Gela. È il secondo lungometraggio di Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, dopo La fuitina sbagliata, che sarà distribuito in tutte le sale italiane il 15 settembre. I due giovani, che spopolano da anni sul web nella doppia veste di attori protagonisti e registi, sono amatissimi soprattutto in Sicilia, con migliaia di fan ovunque. Il film rappresenta anche un momento serio di riflessione sul mondo dei social oggi, per tutti, nessuno escluso. Nel cast anche Ernesto Maria Ponte, Rosario Petix, Emanuela Mulè, Marco Stabile, Giulia Todaro, Francesca Bella, Giovanni Cangialosi, Gino Carista e Caterina Salemi. Mi piaccio così, non mi cambierei mai. E chissà se anche tu un giorno lo capirai. Mi piace.
Il Catania dei grandi nomi si ferma a San Cataldo. Al primo turno di Coppa Italia di Serie D va la San Cataldese, che domenica 28 affronterà in trasferta il Paternò. Decisivo anche il portiere nisseno Gaetano Dolenti, 31 anni, un passato in B e in C con il Trapani, che dopo una partita esemplare, parando il possibile e l'impossibile, si è rivelato il giocatore in più dopo il triplice fischio finale ai calci di rigore. Dolenti ha segnato un gol con un tiro da manuale al collega rossazzurro Klaus Beters e poi, fra i pali, ha detto no a Giuseppe Rizzo, in quel momento capitano dopo l'uscita di Lodi, uno dei giocatori più quotati del nuovo Catania, classe 91, che nel suo curriculum vanta anche una stagione da protagonista in Serie A con il Pescara nella stagione 2013-2014 e diversi campionati di Serie B con Regina, Perugia, Vicenza e Salernitana. Sostenuto da un massiccio numero di tifosi, il Catania ha compreso con il passare dei minuti di non avere vita facile al Valentino Mazzola. Badando soprattutto alla concretezza, la squadra allenata da Matteo Vullo ha saputo rintuzzare gli attacchi degli ospiti, proponendosi più volte in avanti, ma senza strafare. Le note migliori dalla difesa, che ha retto alla perfezione alle folate offensive dei catanesi con il piglio della squadra di rango. Anche merito di un Dolenti che con l'esperienza e una condizione atletica invidiabile ha saputo trasmettere serenità a tutti i compagni di reparto fino alla fine e all'incessante lavoro in fase di interdizione del capitano Di Marco. Suo l'ultimo rigore, quello che ha firmato una delle pagine più esaltanti della storia della San Cataldese. Per gli etnei hanno segnato dagli 11 metri Palermo, Lorenzini, Castellini, Bani, Sarao e Forchignone. Per la San Cataldese, oltre a Dolenti e Di Marco, Tuccio, Xepa Padakis, Baglione, Torregrossa e Calabrese. Non hanno segnato, oltre a Rizzo, Chinnici del Catania e Garofalo della San Cataldese. Loro hanno una storia diversa, credo che siano di passaggio in questa categoria. Questo invece è il campionato che deve fare la San Cataldese, non dobbiamo farci false illusioni perché abbiamo passato il turno col Catania il 21 di agosto. Noi abbiamo lavorato per arrivare più o meno pronti da un punto di vista mentale e anche fisico, devo dire oggi, bene, da un punto di vista tecnico-tattico. È normale che la partita l'abbiamo portata a casa con il cuore. Fortunatamente non dovremmo affrontare tutte le domeniche il Catania, perché sennò diventa una corrida, e che comunque giocatori di grandissima qualità, trame interessanti, rotazioni in centrocampo, giocatori di qualità, occasioni da gol. Il nostro portiere è stato bravo in un paio di circostanze, il palo ci ha salvato nel primo tempo su una grandissima giocata di una qualità estrema su un campo difficile da giocare come il nostro. E poi nel secondo tempo devo dire che forse un po' più di palleggio e di possesso palla noi siamo riusciti ad averlo, complice anche qualche cambio da parte loro e complice anche una condizione atletica che da parte nostra era leggermente migliore. No, sapevamo di affrontare una squadra ben attrezzata, una squadra che deve vincere il campionato. Quindi in settimana l'abbiamo preparata bene, soprattutto in fase difensiva, e penso che oggi si è visto, e cercare di sfruttare i loro errori. Siamo riusciti a portarla sullo 0-0 dopo un primo tempo dove non dico che abbiamo sofferto tanto, loro hanno fatto un due tiri, hanno preso un palo, una parata di Gaetano, ma poi al secondo tempo, prima di rimanere in 10, cioè mancavano 5 minuti, non avevano mai calciato in porta. Quindi penso che il lavoro di tutti, dal mister e dei miei compagni di squadra, oggi ci ha premato.
scintille nel finale di Siracusa-Nissa, l'allenamento congiunto di sabato al De Simone, confronto chiuso sull'1-0 per i locali, dopo il fallo che avete appena visto su un giocatore aretuseo. Nel corso dell'incontro anche il centrocampista nisseno Saco era stato colpito duramente durante un contrasto di gioco. Troppa tensione in campo per un semplice confronto amichevole d'agosto. Il gol del Siracusa è giunto nel secondo dei tre tempi previsti da 30 minuti. Abile Savasta a raccogliere un traversone di Montagno ispirato da Maiorano. Una conclusione da posizione favorevole che non lasciava scampo al portiere della Nissa Chimenti. Con un gol sul groppone, la Nissa ha provato a scuotersi, ma senza trovare la via della rete. Archiviato l'ennesimo test che ha consentito al tecnico biancoscudato Alessandro Settineri di valutare meglio la condizione dei singoli, la squadra tornerà a lavorare per il debutto di Coppa Italia, domenica al Vincenzo Presti contro il Gela. Ritorno previsto mercoledì 7 settembre a Caltanissetta. Dal 4 sarà invece campionato e conteranno solo i 3 punti. Intanto la società comunica di aver tesserato il portiere Lorenzo Selmi, classe 2003 toscano, cresciuto nelle giovanili del Pisa che ha giocato anche nel Messina. Nelle prossime ore il giovane guardapali si aggregherà alla squadra. Un saluto, ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone delle Azzorre per la giornata di lunedì resta ben saldo al centro-nord, mentre al sud infiltrazioni più fresche apporteranno dell'instabilità. Spostiamo nel dettaglio la nostra attenzione sulla grafica della nuvolosità. Qualche annuvolamento transiterà al centro-nord, ma comunque non mancheranno ampie schiarite e ampie zone di sereno, mentre la nuvolosità si concentrerà sulle regioni meridionali in concomitanza dei fenomeni che interesseranno proprio il sud, si segnalano dei temporali a carattere sparso. Infine ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampi spazi assolati sulle regioni centro-settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco nel pomeriggio sui rilievi appenninici. Maggiore instabilità invece, come vi dicevo, al sud Italia, con rovesci anche a carattere temporalesco nel corso della giornata. Per il passaggio di queste infiltrazioni più fresche, la ventilazione a tratti sarà ancora sostenuta, contesto climatico caldo ed estivo con valori nella norma tra i 28 e i 32 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Messana. Viale Conte Testa Secca. Servizio notturno, Romano, Corso Vittorio Emanuele,